Imbalsamato e sepolto nella bella chiesa dei Cappuccini a Parma, Odoardo Farnese non riposò, perché semmai alle anime dei padri è concesso di vegliare sulle opere dei figli, certo egli si rivoltò nella tomba, assistendo ai 50 anni di regno del suo primogenito Ranuccio, i più grigi, i più opachi, i più tenacemente mediocri di tutta la dinastia Farnese. Chissà se questa posizione mi dona. Certo, un ritratto è importante, dal lustro, gloria, forse si parlerà di me, ma per quanto tempo dovrò stare in questa posizione? Mio padre voleva tutto, vita, conquiste, amore. Io no, sono diverso. Mi sembra di non essere portato per le armi, il fisico forse mi manca, l'obesità, la stanchezza. Non sono certo fatto per la guerra, non c'entrerei nemmeno in un'armatura. La politica, per carità, chi per i francesi, chi per gli spagnoli, non è per me decidere, schierarsi, quando si può stare nell'ozio, studiare poi, mi stancano i libri. E allora, aspetto. La vita senza enfasi è un paradiso di tranquillità. La storia può aspettare. Già, ma aspetto cosa? Che male faccio? Vivo la mia vita qui, in posa. Per la verità, sto un po' stretto e non posso muovermi più di tanto. Sono un tipo quieto, pacato, mi piace il riposo. Se oggi è fatto come ieri, puoi prevedere come vada a finire. Sei più tranquillo, senza scosse. I debiti, sì, i debiti. Qualcosa succederà. Tanto ogni bufera finisce in bonaccia. Siamo famosi ad inventar tasse noi Farnese, ma abbiamo la dignità di rifiutare un matrimonio solo per incassar denaro. Il Mazzarino voleva maritarsi sua figlia per una dote di 600.000 ducati. Certo, era la metà del mio debito col Papa, ma io sono un Farnese e ho rifiutato. Mia mamma ha fatto il diavolo a quattro perché rifiutassi. Ha ragione mia madre. Tanto poi tre mogli le ho avute e sono tutte morte troppo presto. Mi sento le gambe rattrappite, vorrei muovermi. Questa posizione obbligata favorisce solo la mia obesità. Il vescovo Don Cristoforo Giarda fu nominato dal Papa vescovo di Castro senza che il duca ne fosse stato informato. Quando fu ucciso da un'archibugiata a Monterosi, Ranuccio fu accusato di essere il mandante e Innocenzo X lo scomunicò. Non basta, fece radere al suolo Castro. Castro, la mia Castro, era bellissima, è stata distrutta. Non c'è più. Nemmeno un mattone hanno lasciato i soldati del Papa. Dovevo dare più ascolto ai presagi. La cometa che cadde nel Po nel 1667 doveva leggersi come un presagio di fine della città e del nostro casato. Sì, cadde nel Po, nel fiume. Non ci credete? Beh, io non l'ho vista, ma ci credo. Vorrei levarmi da queste costrizioni e per far questo, signori miei, basta la volontà. Nulla potrà costringervi se lo volete e vi invito, seguitemi. Seguitemi! La rappresentazione continua.